non c'è nulla di più nazional popolare della maglia azzurra. Nessun artista è stato mai più nazional popolare della signora Raffaella Maria Roberta Pelloni. Canteremo l'inno di Mameli come avrebbe fatto lei, i ragazzi di Roberto Mancini danzeranno sul campo immaginando i suoi passi inarrivabili per come lei, la Carrà, riusciva a rendersi semplici con la gloria, la gioia, la grazia, la splendida normalità di gesti e parole che l'hanno consegnata alla storia per sempre. Lo sappiamo, Raffa, quanto sei stata amata in Spagna, ma stasera siamo sicuri che farai il tifo per noi, semifinale del campionato europeo Italia-Spagna. Wembley è una bolgia, più di 10.000 tifosi italiani, quasi 10.000 tifosi della Spagna, il resto vedremo dei 50.000 qua della Wembley Arena da che parte si schiereranno. Qualcuno dice dalla parte degli spagnoli, perché probabilmente hanno paura di noi. Adesso tutti hanno paura di noi, tutti hanno paura della nazionale di Roberto Mancini, che sta entrando in campo con la sua meravigliosa maglia azzurra, in questo momento acclamata da 11.000 tifosi che vogliono assolutamente raggiungere l'obiettivo, la finale di questo campionato europeo. Vanno a schierarsi accanto ai direttori di gara, il primo ufficiale di questa sfida, il signor Brich della Federazione Tedesca. Tra poco vi declineremo le formazioni, ma adesso sta per iniziare un altro momento molto molto importante e molto emotivamente significativo, vale a dire l'esecuzione degli inni nazionali. Lo capirete, gentili ascoltatori, da come il ruggito di Wembley si faccia sentire in questo momento, perché adesso sì, adesso tutto è pronto per il calcio d'avvio, adesso tutto è pronto per Italia-Spagna. Si inizia con l'inno nazionale spagnolo, la marcia real. Tempo Insigne per Immobile che allarga sulla corsia di sinistra, è partito Emerson, è partito anche Barella, il pallone per lui, è solo Barella, evita il portiere, attenzione la porta è vuota, si va a sinistra, Barella in area, destro, palo, però la posizione era di fuori gioco. Attenzione che Emerson, Palmieri se ne può andare via dalla sinistra, porta vuota, pallone in mezzo, Immobile in mezzo, Barella prova ad evitare l'avversario, non ci riesce, viene fermato all'ultimo momento, poi l'Italia che prova a ricatturare palla, lo fa fallosamente secondo l'arbitro con il fallo di Marco Verratti, ma ecco che si è accesa la nazionale azzurra grazie a una triangolazione sul settore di sinistra con Insigne, che ha visto subito la corsa di Emerson Palmieri, fatto fuori in velocità l'avversario diretto, evitato anche il portiere Unai Simon, pallone per Immobile, lo cede a Barella, un dribbling di troppo quando la porta era vuota e occasione che sfuma, prima palla gol per gli azzurri al 21esimo, l'ha creata Emerson Palmieri da sinistra, Chiellini in area, l'area piccola Donnarumma, rinvia di sinistro, troppo corto per Immobile, Busquets che cattura palla all'altezza dei 25 metri, attenzione pericolo in area di rigore, Chiellini che ferma l'avversario, poi due conclusioni con la seconda che è una parata splendida di Gigio Donnarumma che vieta il gol al numero 19, Olmo aveva tirato a colpo sicuro, c'è un contropiede per noi, Federico Chiesa, attenzione, Barella che si muove a destra, riceve il pallone il centrocampista dell'Inter, poi si ferma, attende l'arrivo di qualche suo compagno di squadra, vuole Di Lorenzo alle sue spalle, il tiro in porta questa volta c'è stato ed è stato molto pericoloso. Ci provano gli azzurri a farsi vedere in avanti, Verratti per Chiellini, ancora Verratti, muove in orizzontale la sfera a beneficio di Di Lorenzo, la lascia scorrere poi in profondità dove la posizione regolare è quella di Ciro Immobile, la posizione di alla destra su di lui l'avversario, pallone centralmente distribuito su Chiesa nuovamente Immobile, poi indietro si fa vedere Jorginho per Di Lorenzo, la pressione degli spagnoli però è efficace, così che gli azzurri sono costretti a retrocedere, ora c'è il lancio a sinistra per Lorenzo, Insigne con Bonucci che ha scoperchiato il campo, avanza Insigne, palla al piede, Insigne nel rigore, Insigne la palla sul sinistro, Palmieri il traversone che parte, traversa e pallone sul fondo. Recuperiamo palla con il lancio per Ciro Immobile, alle prese con la porta, ancora Immobile prova ad andarsene, una serie di rimpalli, Immobile prova la conclusione in anticipo sull'avversario, il pallone che finisce sul fondo, scaltro, furbo, rapido questa volta, Ciro Immobile ha capito che aveva mezzo centimetro di svantaggio rispetto al pallone sull'avversario, ha cercato di anticiparlo colpendosi la palla, non dando però la precisione per andare ad anticipare, a mettere fuori causa il portiere Unai Simon. Ora di tacco però Immobile, bene per Insigne, attenzione che Insigne può partire centralmente, viene inseguito da tre uomini, preferisce defilarsi verso la sinistra, poi lo giravolta, poi il pallone centralmente direzionato a Barella, finta il destro, allarga per Federico Chiesa in area, punta l'avversario, Chiesa ancora lui, destro e la parata a terra
questa volta di Unai Simon. Ci facciamo vedere pure noi, ci facciamo sentire anche noi, possiamo essere pericolosi anche noi con queste azioni ficcanti, queste sponde di Ciro Immobile, questa volta splendida, di tacco per Lorenzo Insigne, possono diventare un fondamentale decisivo per questa partita. Pallone che schizza sul settore di sinistra, Jordi Alba che lo può crossare, Donnarumma che lo fa suo, poi è partito Insigne, pallone per Verratti, attenzione che possiamo essere pericolosi, Lorenzo Insigne gli avrebbe pescato, posizione di alla sinistra, deve puntare, va in mezzo, Immobile, Immobile può andare, la porta che lo anticipa, c'è Federico Chiesa al limite, entra in area, Chiesa, destra, siamo avanti noi, abbiamo segnato noi, il figlio d'arte la mette al quarto d'ora, in un angolo inarrivabile, Simon, siamo avanti noi, ha segnato Chiesa, ha segnato il 14, 1-0 per l'Italia, al quarto d'ora, un gol pazzesco. Bisognerebbe andare con il collo piede una volta con la punta a cercare la potenza, ora rischiamo perché Morata attacca centralmente, Morata, Olmo, Morata, triangolazione, Morata, rete, il pareggio della Spagna. Il pareggio della Spagna splendido, dobbiamo dire, gran gol, sì. Sull'asse Morata-Olmo, quando abbiamo rischiato di segnare il gol del 2-0, abbiamo subito il gol del pareggio, dobbiamo dire, proprio con Alvaro Morata che ha attaccato all'interno la nostra area di rigore, ha piazzato il tiro alla sinistra, lì dove Donnarumma non poteva arrivare. È tutto in parità, siamo al 36esimo, 1-1. Contro Unai Simon, rigori che si battono alla destra della nostra postazione. Sì, la porta nella quale ha segnato Federico Chiesa questa sera nel secondo tempo, il gol dell'1-0 e anche con Trollhauskas, Locatelli. Locatelli contro Unai Simon, il resto dei giocatori di Spagna e Italia all'altezza della linea mediana, il cerchio di centrocampo, tutti abbracciati. Ovviamente sta per partire Locatelli, si muove orizzontalmente Unai Simon nel tentativo di nervosire il centrocampista azzurro, la rincorsa, il destro, la parata. La parata di Unai Simon, e quindi il primo rigore lo sbagliamo con Locatelli, e adesso tocca agli spagnoli, grande parata dobbiamo dire di Unai Simon, rigore anche questo di lato, angolato con troppo, non troppo potente, angolato e non troppo potente, raso un terra. Pochino troppo timido, raso tempo, Dani Olmo contro Gigio Donnarumma, 0 per noi, vediamo se gli spagnoli fanno centro, vediamo se gli spagnoli riusciranno a fare centro, e con Dani Olmo che è comunque un destro naturale, anche se insomma può giocare anche con il sinistro, il rigore lo batterà con il destro. Dani Olmo contro Donnarumma, la rincorsa di Dani Olmo, Donnarumma che si muove allargando le braccia, parte il tiro, alto, molto alto, alto, molto, 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 molto alto. Un rigore sbagliato per noi e un rigore sbagliato per loro. Sì, con il pallone che finisce nella curva dei tifosi, proprio in quella dei testanti, e adesso si presenta sul dischetto Andrea Belotti. C'è anche uno striscione per lui proprio in quella curva lì. Il Gallo, si presenta il Gallo. Il Gallo Berotti a battere questo calcio di rigore, un rigore per parte di lato, un rigore per parte sbagliato. Il primo l'ha parato per la verità Unai Simon, il secondo l'ha mandato alle stelle Dani Olmo, il migliore in campo di questa partita. Tocca ad Andrea Belotti che prende la sua rincorsa, il solito movimento in orizzontale sulla linea, quindi illecito, di Unai Simon, la rincorsa di Belotti, il tiro e la rete, e la rete, e la rete, e la rete del Gallo, e mettiamo in porta un pallone, e mettiamo in porta un pallone, e abbiamo segnato noi, e si va al secondo rigore, e si va al secondo rigore anche per gli spagnoli, che si avvicina sul dischetto. Riesco a vedere, in realtà non riesco a vedere il numero di maglia, dovrebbe essere Gerard Moreno. Eh sì, è proprio lui, numero 9 Gerard Moreno, il giocatore del Villarreal, contro Donnarumma, i fischi della curva di tifosi dell'Italia. Con il piede sinistro, con il piede mancino, Moreno, rincorsa dall'interno dell'area di rigore, le mani sui fianchi, il tiro che parte e il gol preciso sotto la traversa di Moreno, e siamo 1-1, e si va adesso a battere il terzo rigore della serie. Parabile, e si presenta Leonardo Bonucci adesso dal dischetto. Bonucci che per esempio nell'ultima serie di rigori che Bordeaux contro la Germania, sfortunata, ma Bonucci segnò il calcio di rigore e nei tempi regolamentari, e poi
segnò anche dal dischetto quando si trattò di andare a decidere la partita. Ha toccato il pallone con i piedi il portiere Unai Simon, l'ha ripreso con le mani Bonucci, l'ha rimesso sul dischetto, parte anche lui dal limite dell'area di rigore con la rincorsa e il tiro, e la rete, spiazzato Unai Simon, e siamo ancora noi avanti al terzo rigore. Un errore e due gol per gli azzurri, un errore ed un gol per gli spagnoli, calci di rigore proprio con Thiago Alcantara che si avvicina sul dischetto, porta il pallone dopo averlo alzato con la punta del piede, aver palleggiato col palmo della mano destra, averlo adagiato con entrambe le mani sul dischetto agli 11 metri, sta per prendere l'adeguata rincorsa, anzi piuttosto breve, Thiago Alcantara. Parte con il destro il tiro, la rete splendida, la trasformazione di Thiago Alcantara che è andato a spiazzare Gigio Donnarumma, e siamo sempre in parità su tre rigori calciati, due gol per parte. A chi tocca? Tocca a Federico Bernardeschi. Sì, il numero 20 dell'Italia è entrato proprio nel secondo supplemento. Su come si stanno vivendo questi rigori, Mancini che parla con i suoi collaboratori, poi ci sono anche i giocatori lì e c'è la rincorsa di Federico Bernardeschi. Federico Bernardeschi che è un mancino, anche lui ha messo i piedi sulla linea dei 16 metri, parte con la rincorsa e il tiro, rete sotto l'incrocio dei pali, sotto l'incrocio dei pali, quarto rigore per gli azzurri, è arrivato un gol e adesso tocca Alvaro Morata, anche però gli spagnoli devono tirare il loro quarto penalty, il loro quarto tiro dal dischetto, il tiro di Alvaro Morata, Alvaro Morata della Spagna. Al 35esimo del secondo tempo, dopo che l'Italia era passata in vantaggio, al 15esimo di quel secondo tempo grazie a Federico Chiesa, Alvaro Morata che andrà con il piede destro, il numero 7, il canterano, il giocatore della Juventus, Donnarumma tra i pali, la rincorsa di Morata, il tiro, la parata, la parata, la parata, la parata, la parata, la parata di Gigione Donnarumma, la parata di Gigione Donnarumma, la parata di Gigione Donnarumma. E questo è l'ultimo rigore, e questo c'è Giorginio, il rigore Giorginio che si avvicina sul dischetto, mette il pallone a terra Giorginio, mette il pallone a terra Giorginio, mette il pallone a terra Giorginio. Giorginio mette il pallone a terra, si aggiusta i calzettoni Giorginio, si aggiusta i calzettoni Giorginio, prende la sua rincorsa Giorginio, prende la sua rincorsa anche lui dal limite dell'area, prende la sua rincorsa, l'arbitro che fischia, Giorginio che va al tiro, siamo in finale, Giorginio non perdona, Giorginio non perdona, a Wembley passa l'Italia! A Wembley passa l'Italia! A Wembley passa l'Italia! Giorginio all'ultimo rigore ha tenuto la palla in un angolo che vuol dire vittoria, che vuol dire finale, che vuol dire che l'Italia ha vinto ancora, che vuol dire che l'11 luglio ci siamo noi qua, che l'11 luglio ci saremo noi qua, e lo siamo dopo una partita, gentili ascoltatori, di una sofferenza inaudita, ma ci andiamo noi in finale,